Bentrovati a Meme Economics, vi raccontiamo l'attualità, la politica, l'economia, la finanza attraverso il linguaggio dei meme, meme che prepariamo noi, qualcuno lo andiamo a prendere dal web, ma insomma è un modo per strapparvi e per strapparci anche noi insieme un sorriso, insieme a voi ovviamente. Allora, dove eravamo rimasti? Dove siamo in realtà? Siamo in zona arancione scura, zona rossa qualcun altro, zona bianca solo in Sardegna? Beh, insomma, si continua a parlare di questo e da qui, dal primo meme, partiamo proprio su questo tema e quindi vediamo quello che succede. Succede che con l'amico Kermit, quando sei Mario Draghi e sostanzialmente tutti si aspettano da te un cambio di marcia nella gestione del Covid, ma tu sei già pronto a estendere la zona rossa a tutta Italia. Insomma, ci si aspettava questo cambio, questa rivoluzione da parte del Premier, del nuovo Premier, su come affrontare il Covid. Beh, insomma, al momento è cambiato poco, ma perché probabilmente si può fare poco. Non siamo proprio del tutto d'accordo, però sostanzialmente quello che sta cambiando al momento continuano ad essere i colori delle rispettive regioni e quindi Draghi, come se fosse Kermit mentre si beve il suo tè caldo, insomma, ha già deciso cosa fare senza magari pensare ad altre alternative. Questo ovviamente è stiamo un po' alterando la realtà, ma ci piace sorridere anche da questo punto di vista in questo modo. Andando avanti, c'è da dire che ci sono alcune zone, come sappiamo, insomma, ci sono le zone arancione scuro, ci sono alcune zone che non rientrano all'interno di queste misure restrittive. Ad esempio, uno dei casi è Milano, non è ancora ufficiale, ma si pensa a una cintura attorno alla città in modo tale che si fa in modo che questa cintura sia rossa, Bollate, insomma, tutta la periferia e la provincia di Milano, e all'interno di Milano invece che rimane zona arancione, e quindi all'interno della città ci si può muovere, questo per non frenare uno dei motori, insomma, dell'economia italiana. E allora a noi ci è venuto in mente questo meme, abbiamo preso l'attrice, insomma, di un noto programma Rai, che, no, fa un po' quell'espressione mettiamoci d'accordo, facciamo un po' a umma umma, Italia verso la zona rossa, Lombardia tra le più a rischio, Milano che, come dire, dice vabbè, però possiamo metterci d'accordo, magari in disparte facciamo in modo che l'Interland sia zona rossa e noi rimaniamo zona arancione, quindi nessuno può muoversi all'interno dei propri piccoli comuni, ma all'interno di Milano ci si può muovere, ci si può, insomma, organizzare per quanto riguarda il lavoro. Andiamo avanti e vediamo subito anche il terzo meme, perché non siamo gli unici in realtà. L'Italia non è l'unica, l'Italia, a essere in difficoltà con la distribuzione dei vaccini e il piano vaccini, perché oggi emerge sostanzialmente che all'interno dell'Unione Europea sono stati commessi tanti, forse troppi errori di gestione, e questo è il motivo per cui ci sono così tanti ritardi. Beh, noi ci immaginiamo la Commissione UE nei panni di John Travolta nel film Pulp Fiction. Questo meme, forse il più virale in assoluto degli ultimi tempi. Beh, insomma, quando sei la Commissione UE devi organizzare il piano di vaccini da distribuire in Europa, ti muovi, come fa John Travolta quando entra nella casa di Uma Thurman per poi accompagnarla fuori, come, insomma, ci racconta il film. Per noi la Commissione UE in questo momento è proprio John Travolta nel insomma, ruolo di Vincent Vega all'interno del film Pulp Fiction. Questo perché succede? Beh, insomma, succede perché alla fine dobbiamo fare i conti con il tempo che passa. Per alcuni il tempo passa molto lentamente, per altri corre. E allora il prossimo meme ci racconta in qualche modo quello che sta accadendo. Marzo 2020 per qualcuno è bastato un battito di ciglia ed è già passato un anno, per altri in realtà in quest'anno sembra sia passato, in realtà sembra che siano passati 10, nel senso che per qualcuno è volato e per altri invece no, ma la sensazione di chi realizza i meme evidentemente è che è stato un anno, guardando, insomma, quello che è accaduto, che, insomma, è passato in un lampo. E ci aiuta anche Sanremo, perché non dobbiamo ignorare il fatto che questa è la settimana di Sanremo, e allora largo anche ai meme dove ci sono i protagonisti di Sanremo. Ecco, Fedez con questa espressione che ha fatto un po' il giro del web: io che sto ancora processando marzo 2020, con marzo 2021, nella fattispecie è la Michelin che praticamente ce l'ha accanto e non può non ignorarla, marzo 2021, e quindi Francesca Michelin che affianca Fedez nell'esibizione di Sanremo. Continuiamo con i meme
Sanremesi raccontando sempre un po' l'attualità, la politica e l'economia. Vediamo allora il prossimo meme, eccolo qua. Cosa succede intanto sui mercati? Beh, attraverso Achille Lauro, che abbiamo visto ha pianto sangue, ovviamente poi questa è una vernice, è un trucco, ma insomma nei panni di Achille Lauro per noi c'è chi aspetta che il FTSE MIB superi i 24.000 punti, cosa che sembra non riesca più ad accadere. Si continua a essere imprigionati in questa lateralità nel mese di febbraio, ma anche nel mese di gennaio, che non riesce in alcun modo a sfondare, insomma, questa resistenza, questo tetto dei 24.000 punti. Questo vale per il nostro indice, ci sono altri asset che invece sono piuttosto vivaci, sono piuttosto frizzanti, hanno un trend rialzista che non ha resistenze che tengano. Ve ne citiamo due attraverso quel ballo tra Fiorello e Amadeus che in qualche modo sta facendo anch'esso il giro del web. Il petrolio, che ha guadagnato oltre il 20% nel solo mese di febbraio, e il rame, che è arrivato a guadagnare fino al 25% nel mese di febbraio, per poi adesso sta ritracciando leggermente nel mese di marzo. Però, insomma, il trend e l'idea è che possano ancora salire i prezzi, sia del petrolio, ma soprattutto del rame, così importante per la ripresa, per l'economia, per l'industria green nella fattispecie. Andiamo avanti, abbiamo ancora qualche meme in riferimento a Sanremo. Non ci sono solamente rame e petrolio. A proposito di materie prime, vi ricordate quando si parlava di silver squeeze? Era il periodo in cui GameStop decollava, e dopo GameStop, insomma, c'è stata un'operazione speculativa in qualche modo sull'argento. E allora ci è venuta in mente l'espressione di Fedez all'abbraccio finale, insomma, dopo l'esibizione si è commosso. Ecco, quando tu, trader, amico investitore, operatore, potevi vendere l'argento a $30 e non l'hai fatto. Adesso l'argento è in area 26, ma è sceso anche a livelli più bassi e sostanzialmente è imprigionato anch'esso, insomma, in quest'area tra i 26, tra i 25 e i 27 in realtà. Sempre Sanremo, per raccontarvi un'altra delle situazioni interessanti che riguarda il mercato, e cioè il mercato obbligazionario, il rendimento dei bond americani, ma anche dei titoli di Stato italiani e tedeschi. Beh, insomma, sta spaventando un po' il mercato azionario, è brillante il rendimento del bond americano in questo momento, e lo abbiamo fotografato in Amadeus. Beh, però non dobbiamo dimenticarci una cosa, che ci sono sempre le banche centrali che garantiscono i tassi bassi, che garantiscono in qualche modo il mantenimento dell'inflazione a livelli, insomma, accettabili. Come se fosse un'ombra, in questo caso Fiorello, questa è un'altra scena diventata abbastanza virale e che ha divertito molto chi ha guardato e chi sta guardando il Festival di Sanremo. Però non dobbiamo dimenticarci che c'è anche chi non lo guarda, il Festival di Sanremo, quindi io direi che rispettiamo chi magari non ne vuole proprio per niente sapere. E col prossimo meme, insomma, voltiamo pagina, grazie anche a Paperino, stasera inizia Sanremo, ma io non lo guardo, e si gira dall'altra parte. Peraltro non è un caso che si utilizzi qualcuno che sta dormendo, perché come al solito si arriva oltre all'una passata. Però smettiamo di usare Sanremo per i meme, ma i meme non sono ancora finiti. All'interno del racconto che vi abbiamo fatto sulla ripresa e sull'impennata del mercato obbligazionario, c'è la rotazione settoriale in corso, già avviato da prima che i mercati obbligazionari si svegliassero. Beh, allora noi ci siamo messi nei panni del Nasdaq. Come ti sentiresti se tu fossi il Nasdaq in piena rotazione settoriale sui mercati? Beh, insomma, un po' di strizza ce l'hai, nel senso che il Nasdaq ha perso l'8% negli ultimi 10 giorni, quindi ha perso quasi un punto percentuale a seduta facendo una media. Non è una situazione così, insomma, agevole per quello che è stato il traino di tutta l'economia americana durante l'epoca Trump, e che adesso, complice una politica da parte di Biden che intende tassare le grandi aziende, quelle che hanno beneficiato dal Covid, ecco che torna di nuovo attuale il pilota. Questo meme si riferisce al pilota dell'aereo pazzo del mondo, Ted Stryker, il personaggio Robert Hayes, l'attore, che gronda sudore a dir poco, insomma un eufemismo, mentre cerca di far atterrare un aereo praticamente senza carrello, senza, insomma, equipaggio, un po' disastrato. L'aereo più pazzo del mondo, ovviamente, è il film a cui facciamo riferimento.
Altro meme che siamo verso la fine, ma insomma qualcuno non abbiamo ancora finito per farvi vedere un altro aspetto insomma di quello che accade sull'economia, la finanza, però non me lo ricordo a memoria, quindi chiedo alla regia di mostrarlo perché ricordarne 20 è abbastanza complicato. Eccoci qua, dicevamo short squeeze, non solo Argento, non solo GameStop. In Italia probabilmente non è speculazione, non è quella speculazione, ma ci sono dei titoli che in qualche modo stanno continuando a riservare sorprese in positivo per gli investitori. Ad esempio, questa è la settimana di Unieuro. Un anno fa era a 5 euro l'azione, oggi sostanzialmente il valore è più che raddoppiato, e allora, complici proprio le sedute recenti di questa settimana, e allora, insomma, dato che questo meme è abbastanza famoso tra i naviganti, e ci immaginiamo queste due ragazze che sussurrano tra di loro guardando qualcuno che evidentemente ha comprato Unieuro a 5 euro quando sostanzialmente il titolo valeva ancora poco e adesso, come detto, è schizzato a valori molto più importanti. E questo era l'ultimo meme che vi raccontiamo e che vi mostriamo all'interno di Meme Economics. Speriamo di avervi strappato almeno un sorriso. Noi ci rivediamo la settimana prossima.